Vogliamo adesso aprire il testo sacro e leggere nel libro di Ezechiele, al capitolo 18, il versetto 32. Ezechiele 18, 32. Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi dunque e vivrete. Vogliamo ora dare la parola alla sorella Aurora che ci parlerà nel nome del Signore. Amen. Cari fratelli, buon sabato. Ecco, in realtà Enza ha introdotto molto bene l'argomento di oggi perché ho scelto un tema che apparentemente, insomma, non è proprio allegro allegro, ma che spero in realtà possa veicolare un messaggio di speranza. Infatti, ho intitolato questa breve riflessione Il treno della vita, quando si arriva al capolinea. Quindi immagino che avrete capito di che argomento parleremo. Ecco, bisogna dire che sono molti gli interrogativi che turbano i cuori dell'essere umano. Ora, io non ho i dati di un sondaggio sotto mano da proporvi, ma credo di poter affermare con un margine di errore veramente minimo che gli interrogativi più comuni ruotino intorno al tema della sofferenza e della morte. Ora, come cristiani, noi sappiamo bene che da quando il peccato è entrato in questo mondo, in quello stesso momento, la morte è entrata a far parte del nostro DNA e come scritta in ogni nostra cellula a caratteri indelebili. Tant'è che qualcuno, in modo anche molto crudo, ma forse anche molto realistico, ha detto che noi iniziamo a morire nel momento in cui nasciamo. Ed è così. Ora, se da una parte la morte devasta i nostri cuori quando tocca la nostra famiglia, i nostri amici, le persone a noi care, lasciandoci un senso di vuoto e di abbandono, dall'altra parte bisogna anche dire che in qualche modo l'umanità ha imparato a convivere con questa realtà ineluttabile. Parafrasando un po' il pensiero, no, di Aristotele, tutti, nel momento in cui nasciamo, impariamo che tutto ha un inizio e una fine. Ora, noi lo vediamo non solo quando ci troviamo a dover dire addio alle persone che amiamo, ma lo vediamo anche guardandoci semplicemente intorno. Quante piante sradicate o appassite, quanti animali, no? Che finiscono ammazzati sul ciglio delle strade. Lo vediamo anche negli oggetti che usiamo quotidianamente, che usiamo e buttiamo. Tutto in questo pianeta ha un inizio e una fine. Ora, quando la morte sopraggiunge per vecchiaia o dopo una sofferenza fisica protratta nel tempo, in qualche modo riusciamo a farcene una ragione e quasi quasi riusciamo a vedere la morte come una liberazione. Le cose però si complicano e i dubbi ci assalgono quando la morte sopraggiunge all'improvviso, quando colpisce una persona giovane, quando avviene con dinamiche ingiuste e inaccettabili o anche quando avviene in modo assurdo. Perché diciamocelo, ci sono migliaia di modi di morire. Tant'è che in America si sono pure inventati la classifica delle morti assurde. Ora, non so se è una paura tutta mia, ma onestamente, soprattutto prima di fare questa meditazione, non mi faceva tanto paura la morte in sé, quanto piuttosto la modalità, il non sapere. Se morirò, di che morte morirò? Visto che appunto si può morire nei modi più orribili, tra l'altro. E tra l'altro, basta aprire un giornale, sintonizzarci su qualsiasi TG
per essere frastornati ogni giorno da notizie funeste. E quindi siano notizie di omicidi, di guerre, di catastrofe naturali, tutte queste notizie portano con sé una scia di sofferenza e di morte. Ora io citerò soltanto due fatti di cronaca, e li ho scelti perché sono recenti, quindi li abbiamo ancora freschi nella memoria, e perché hanno coinvolto dei connazionali o comunque altri cittadini europei, per cui credo che sia stato più facile per noi identificarci con il loro dramma e con il dolore dei loro familiari. Credo che ricordiamo ancora tutti con una certa commozione la tragedia avvenuta nei cieli della Provenza per il dirottamento e lo schianto dell'Airbus 320 A320 che aveva a bordo circa 150 persone. Ora, sarà che l'incidente ha coinvolto due paesi che ormai sono legati alla mia famiglia, come la Spagna e la Germania, ma vi devo dire che quell'avvenimento mi ha scosso molto. Tant'è che sono andata a leggere un po' alcune delle storie delle persone che hanno perso la vita per sapere chi erano, no? Per anche sentirmi più vicina a questo avvenimento. E c'erano liceali tedeschi, imprenditori spagnoli, c'era un papà in attesa del quarto figlio, e lì è impossibile non pensare, no, a questa povera donna che si ritrova da sola ad affrontare tra l'altro un quarto parto. C'erano due cantanti, un baritono e una contralto, questa contralto stava viaggiando anche con il suo bebè che era appena nato. C'erano una nonna, una figlia e una nipotina. Ora, di fronte a queste vite spezzate, di fronte a questi sogni infranti, vi devo dire che, soprattutto leggendo le loro storie, ho provato veramente una profonda tristezza. Però l'uomo tendenzialmente è un po' egocentrico, no? Tendiamo sempre a riportare tutto verso di noi, e mi è venuto spontaneo il pensiero. Su quell'aereo che collega Spagna e Germania, per una ragione X, potevo anche trovarmici io o qualcuno dei miei cari. E quindi ti viene spontaneo di chiederti, io di fronte a una tragedia del genere, come reagirei? Più difficile forse identificarci nei turisti, italiani e non, che sono morti durante il Museo Nazionale, no, durante l'attentato al Museo Nazionale del Bardo, perché noi più difficilmente potremmo permetterci di fare una crociera. Ma comunque anche quell'episodio lascia un profondo senso di impotenza e di angoscia. Perché? Perché noi rifiutiamo categoricamente l'idea che si possa morire per mani omicide solo perché ci si trova nel luogo sbagliato e nel momento sbagliato, no? Si sente spesso questa espressione. O quantomeno è questa la sensazione che sia. E purtroppo, io ho citato soltanto due esempi, ma queste tragedie sono all'ordine del giorno, in qualsiasi longitudine e latitudine del nostro martoriato pianeta. E quindi credo che, volenti o nolenti, ogni volta che succedono tragedie di tale portata, siamo indotti a pensare alla nostra esistenza. Non so se capita anche a voi, però all'inizio ci si sente quasi superstiti, no? Come se la tragedia avesse per qualche modo sfiorato anche la nostra vita, per quanto l'avvenimento accada a migliaia di chilometri di distanza. Salvo poi accorgerci che noi siamo ancora in vita. Però, pensandoci ancora un po', ci accorgiamo che il treno della nostra vita è diretto verso la stessa direzione. Il nostro appuntamento con la morte è solo rimandato. Allora vorrei soffermarmi con voi su un dialogo cortissimo, ma molto significativo, che è intercorso tra Gesù ed alcuni suoi connazionali. Questo dialogo è riportato nel Vangelo di Luca, nei primi versetti del capitolo 13. Leggiamo insieme il primo versetto. Luca 13, versetto 1. Dice quanto segue.
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Cosa ci dice questo versetto? Che approfittando del fatto che Gesù stava nella loro zona, alcuni pensarono bene di recarsi da lui, no? E riferirgli, anche allora, no? Si parlava tanto, riferirgli quanto era successo ad alcuni Galilei. Come vedete, le brutte notizie hanno sempre avuto le ali. Ora viaggiano su onde radio, sul digitale, su internet. Prima viaggiavano di bocca in bocca. Anche all'epoca, quindi, c'era l'abitudine di commentare i fatti di attualità. E quel giorno, quegli uomini volevano sapere cosa ne pensasse quell'uomo che loro consideravano, usando una parola che usiamo molto noi, uno dei maggiori opinionisti dell'epoca. Volevano sapere cosa ne pensasse il maestro di Galilea. Oltretutto, il fatto in questione riguardava proprio la gente della sua terra, no? Il testo ci dice che alcuni Galilei, come Gesù, erano stati trucidati da soldati romani guidati da Pilato mentre stavano offrendo dei sacrifici. Quindi un delitto tremendo, dei peggiori, cioè approfittare di gente che si sta arrecando ad offrire, no, il sacrificio alla propria divinità per infierire ed ammazzare. Ora, costretto dai suoi interlocutori ad esprimere un'opinione, Gesù, invece di manifestare sentimenti, non diciamo di odio, no? Ma quantomeno quali sentimenti avremmo potuto esprimere noi? Di indignazione, di vendetta nei confronti del massacro subito dai suoi compatrioti, dico a livello umano, no? Quali sentimenti sorgono di fronte a un episodio del genere? Gesù invece rimane il non violento di sempre e, come era solito fare, ribalta la situazione, rispondendo come? Con una domanda. Cosa chiede ai suoi interlocutori? Credete che quei Galilei erano più peccatori di tutti gli altri Galilei per aver subito tale sorte? Come sempre, Gesù ci stupisce con le sue risposte. Ma in realtà questa risposta ha un perché. Cioè, o meglio, questa domanda di Gesù è molto pertinente. Perché? Perché riflette l'interpretazione popolare comune in quell'epoca, secondo cui la sofferenza era sempre il castigo di Dio per i peccati commessi. Per cui tremende e subitanee calamità erano sempre sinonimo di punizione per i peccati commessi. E più era calamitosa la tragedia, peggiore era il peccato. E quindi, dato che Gesù sa già come risponderanno quegli uomini, non aspetta neanche la loro risposta, li anticipa. E risponde lui in modo categorico: no, quei Galilei non erano peggiori degli altri Galilei. E aggiunge: ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E poi Gesù cita in causa e cita a sua volta un altro tragico incidente, no? Il crollo della torre di Siloe che aveva provocato la morte di 18 persone. Leggiamo quindi i versetti 4 e 5. Gesù dice: o quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Anche in questo caso, Gesù non cerca i colpevoli. Non si mette a discutere se il crollo sia da imputare all'architetto che aveva progettato male, se sia colpa dell'imperizia degli operai,
non attribuisce l'evento a cause naturali. No. Gesù ripropone la stessa domanda e dà la stessissima risposta. E non ci spiega neppure perché quei 18 e non altri sono deceduti. Ora, io credo che la risposta di Gesù abbia spiazzato la platea di 2000 anni fa, ma credo che spiazzi anche l'uditore moderno. Perché se l'ebreo praticante diceva «le disgrazie sono colpa dell'uomo che ha peccato contro Dio», il credente di oggi forse è tentato di dire «Dio, dov'eri?», facendo ricadere la colpa delle tragedie umane su quel Dio che nella sua onnipotenza poteva intervenire e non l'ha fatto. Perché? Perché siamo sempre esseri umani e la prima reazione dell'uomo è sempre quella di ricercare le cause, le responsabilità. Un colpevole noi lo dobbiamo trovare per forza. Ora, è vero che è necessario, no? Analizzare i fatti nella loro interezza ed è nostro dovere contrastare e prevenire soprattutto le tragedie evitabili e quante ce ne sono nel nostro pianeta. Ma in un'ottica spirituale, la cosa più importante non è cercare le responsabilità, ma piuttosto le soluzioni. E la soluzione ha un unico nome, Dio. Io non so voi, ma io trovo che sia sconvolgente constatare come Cristo si collochi di fronte a questi due avvenimenti, no? Il massacro dei Galilei e il crollo della torre, in modo del tutto anticonvenzionale. Oltretutto, non so se ci avete fatto caso, ma Gesù mette nello stesso calderone un caso di omicidio volontario con un caso di un incidente fortuito, no? Li equipara, mette tutto nella stessa pentola. Questa cosa un po' urta la nostra sensibilità, ma Gesù può farlo perché? Perché guarda alla sofferenza e alla morte in modo completamente diverso dal nostro, collocando sofferenza e morte nella prospettiva del regno di Dio che è venuto ad annunciare. Gesù decide di non entrare nel merito dei due fatti di cronaca, non fa speculazioni sterili sulle responsabilità, deviando piuttosto l'attenzione degli uditori sul vero tema che è di vitale importanza. Cioè, sposta con grande maestria l'attenzione dai morti ai vivi. Perché? Perché tutto sommato, effettivamente, per i morti non c'è più niente da fare. Dormono, come insegna la Bibbia. Invece possiamo ancora fare qualcosa per noi stessi, per noi che ancora abbiamo il suo alito vitale. E quindi è imperativo rendersi conto che il nostro treno, il treno della vita di ognuno di noi, porta allo stesso destino che vogliamo o non vogliamo. Per cui dobbiamo decidere oggi se mantenere, permettetemi questa metafora, il pilota automatico che è il peccato, che ci conduce a morte sicura, oppure decidere di cedere il controllo assoluto della guida a colui che ci avvisa e a colui che ha già vinto la morte. Io ho messo questa immagine perché la trovo molto bella, no? Immagino che siano le mani di Gesù che non ci accusa nel dire, nel pronunciare queste parole, non ci accusa, ma piuttosto ci fa un appello accorato e commosso, quasi una preghiera, e ci dice: guardate che se non vi convertite, e se non lo fate oggi, domani finirete tutti allo stesso modo. Quindi nel discorso di Gesù l'elemento fondamentale è la conversione, che assume un doppio significato. A noi superstiti, perché tali siamo, Gesù sta chiedendo di volgere il nostro sguardo, il nostro cuore, tutto noi stessi a Lui in ogni circostanza, sia essa felice o dolorosa. Qualunque cosa accada, anche se non sappiamo perché accade,
Gesù è con noi, come Lui stesso ha promesso dopo la risurrezione. Leggiamo insieme questa bellissima promessa fatta da Gesù in Matteo 28:20, seconda parte. Chi vuole leggermi nella lettura? Matteo 28:20, seconda parte, Gesù che ci dice: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questa è una promessa, ma sappiamo che nella bocca di Dio le promesse sono certezza, e quindi questa certezza deve spingerci a rendere grazie per ogni situazione di armonia che viviamo e a rimettere nelle sue mani ogni prova, ogni difficoltà, perché nei due casi Dio ci accompagna e ci invita a leggere quello che ci accade nella prospettiva del suo regno e della vita eterna. Ma volgere il proprio sguardo a Cristo vuol dire non soltanto fidarci di Lui, imparare a fidarci di Lui al 100%, vuol dire anche riconoscersi peccatori, bisognosi quindi della sua grazia trasformatrice, e farlo questo ogni giorno. Perché se facciamo affidamento solo su noi stessi, alla fine troveremo solo noi stessi e la nostra totale incapacità di salvarci, per cui rimarremo intrappolati nei nostri limiti e nella nostra morte senza speranza, quella che la Bibbia definisce la seconda morte. Invece, ripeto, Gesù oggi, con quelle mani, no, metaforicamente giunte, ci sta supplicando, proprio per il bene che ci vuole, di cedergli il controllo della nostra vita. Ci dice di consultarlo in ogni decisione, di camminare insieme a Lui passo dopo passo. E in merito alla morte ci dice anche: non importa se la disgrazia entra nella tua vita all'improvviso, se lasci che io ti porti in braccio, sarà solo una semplice pausa. Riprendo il versetto che abbiamo letto nell'introduzione, che è un po' lo stesso versetto però in positivo. È Dio stesso che parla e dice: io non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio. Convertitevi dunque e vivrete. Quindi, tornando un po', no, alla mia paura iniziale, mi sono risposta da sola, nel senso che non importa se moriamo, a che età moriamo o in che modo moriamo. Quello che conta è il modo in cui decidiamo oggi di vivere. Perché dobbiamo dircelo chiaro e tondo: il domani non ci appartiene. Noi abbiamo solo, non dico neanche queste 24 ore, perché non sappiamo cosa si succede nell'uscire dalla chiesa, senza voler essere tragici, no? Però per cogliere l'importanza dell'attimo che stiamo vivendo e delle decisioni che prendiamo attimo dopo attimo. E a chi decide di rinunciare a se stesso, Dio promette in 1 Tessalonicesi 4:16-18: poiché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Non so se vedremo il Signore ritornare sulle nuvole o se invece il Signore ci chiamerà a riposare. Però una cosa è certa: credo che tutti noi vogliamo incontrarlo faccia a faccia, ma allora questo incontro dobbiamo deciderlo oggi. Amen. Noi danzeremo perché Gesù un giorno tornerà da noi. Alle porte è il Signore più vicino a noi. E da